aveva fatto un danno. È inutile che fai la pietosa e poi intanto fai cosa vuoi. Era una ruffiana. Hai rotto tutto? Boh, ma aveva già comprato lì, boh. Era proprio piccolo. L'ho trovata mentre smontavo dalla notte sulla strada, devastata. Si vedeva che già mancava un occhio. L'ha cercato lei, praticamente gli è andata incontro proprio. Sì, vabbè, ma perché era. Aveva bisogno di aiuto. Me l'hanno data perché appunto l'animale sembrava non ce la facesse. Lui si coricava davanti e lei allora poi usciva. Basta, metti la mano e cominciava a giocare. La retri. Mi mordeva per giocare, ma non mi mordeva mai per farmi male. Alla sera io e la volpe ci ritrovavamo in camera a giocare con i cuscini, a nascondere la mano sotto, a fare sto rumore qua. Appena vedeva la porta aperta, boom, mi aspettava sul letto. Si fiondava e l'aspettava. Mi aspettava, giocavamo un'ora, due, così. Lei di giorno era piuttosto sonnacchiosa, quindi durante la giornata, lei si scatenava di più dalle 4:30, 5 del pomeriggio in poi. Se io non la guardavo mi faceva i dispetti, mi veniva da dietro e mi portava via la roba. Viene grossa come un cagnolino, però, che fa dei salti che ti arrivava a 2 metri. A volte si vedeva solo una macchia che passava perché usava i muri per darsi lo slancio. Dici, no, non possiamo tenerla chiusa. Gli abbiamo salvato la vita, ma non vogliamo essere i suoi carcerieri. E poi ha cominciato a uscire, poco bella, e usciva, entrava. Cioè, il fatto che abbia deciso poi di prendere il bosco, ciao. Mi spiace. Mamma mia, perché abbiamo vissuto 6 mesi assieme, sempre insieme. E saranno anche magari tutti uguali, avranno magari tutti gli stessi comportamenti, non lo so. Però ogni volta che si faceva accarezzare, ogni volta che si faceva grattare sotto il mento. Quando arrivavamo da fare la spesa. Faceva le feste. Per me era un regalo, perché come te lo aspetti da un cane o da un gatto, da una volpe non te lo aspetti. Per chiamarla, adesso vabbè, non so dove sia, però prendo il pane e inizio a grattare il pane contro pane secco con quel rumore lì, allora arriva. Anche sto fatto che ha preso e è andata via, poi anche quando torna ti fa capire, io comunque sono nel bosco e sono libera e non posso più essere quella che ero prima, cioè ti fa proprio capire quello che è stato importante, perché guarda, sono qui, mi faccio di nuovo vedere. Però cercate di capire che questa è la mia vita e quella è la vostra. L'ultima volta è arrivata dopo 4 giorni, ma non era più lei. L'ho accarezzata, mi è venuta vicino come per dire toccami pure, però ha preso il mangiare, è stata un po' lì. E l'ho vista in una balsa sotto seduta che si grattava un orecchio, sbadigliava, l'ho chiamata. Mapi! Appena l'ho chiamata, si è infilata di nuovo sotto i cespugli e ha mangiato, è stata un po' lì. Poi quando ho visto che si allontanava, allora mi sono allontanato io in modo di non soffocarla. Poi ho ripassata lì tranquilla, l'ho chiamata dalla finestra, ma ho guardato come per dire. Ogni tanto passa, raramente, ma non. Perché gli lascio comunque la pappa, lei poi pane secco. Poi tra l'altro qua ci lasciamo sempre mangiare.